siamo dai, dai, mettilo, mettilo. Ma come ti sei conciata? Dai, mettilo. Va bene, va bene. Dobbiamo fare il video natalizio oggi. Ma mica devi stare vestita così, no, dai, vai a cambiarti, vai. Ok, eccoci tornate nei panni normali della coloratrice. Se sei arrivato su questo video è perché ti interessa realizzare un albero di Natale molto particolare. Lo faremo partendo da un pallet, quindi è un albero riciclato. La prima cosa da fare, Antonella? Allora, la prima cosa da fare ovviamente è disegnare l'albero in maniera tale che poi andremo a tagliare. Quindi devi segnare il vertice dell'albero con una riga, segni la diagonale in questo modo, questo da una parte, facciamo la stessa cosa dall'altra, quindi ci posizioniamo sempre al vertice. Ok, ora possiamo procedere al taglio. Devi utilizzare un sagetto alternativo. Una volta completato tutto il nostro taglio avremo un albero. Ora noi l'abbiamo già realizzato per velocità, quindi vi facciamo vedere l'albero finito. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto dal taglio. Ovviamente ora occorre levigare. Perfetto, una volta completamente levigato, procediamo finalmente con la verniciatura. Abbiamo deciso di fare un effetto biaccato, quindi lasceremo in trasparenza le vene del legno, ma daremo un effetto bianco. Ora procediamo inserendo anche delle mensole, le abbiamo già levigate e già dipinte. Perfetto, abbiamo montato le nostre mensole e abbiamo creato il piedistallo. Volendo, se qualcuno preferisce, si può anche posizionare dietro al nostro albero un chiodo e appenderlo al muro. Non è troppo pesante, quindi si può fare. Noi invece lo terremo sul nostro piedistallo perché è da terra. Così risulta un pochettino più stabile. Perfetto. Una volta montato il nostro albero abbiamo deciso di realizzare delle decorazioni per andare ad addobbarlo. Lo faremo utilizzando delle palline di legno, dei bastoncini e tutto ciò che vi può venire in mente.